a tutti ragazzi, sono Stefano Cedere, benvenuti sul mio canale. Domani Mizi Novgorod, ore 21, 20 ore italiana, Argentina-Croazia. Questa volta ragazzi il sondaggio stranamente, non so che vi ha preso, l'ha vinto la Croazia. Quindi ci aspetta una partita durissima, con cui in questa partita insomma la squadra di Perisic, Rakitic, Subasic, Strinic, Mandzukic, Kalinic, andremo a affrontare Messi e compagni. Sarà una partita veramente dura ragazzi. Guardate la mia collezione, il link qua sopra, e la mia collezione di maglie come tutte le volte, ve lo dico. Allora, Subasic, c'è un portiere, si chiama Kalinic, ma già non ci mette attaccante, figuriamoci il portiere. Strinic, che andrà all'Inter, Ciorluca, Lovren, vediamo Ciorluca, Vida, Lovren, Versalico, Brozovic, Rakitic, sostituibile, Perisic, Modric, insostituibili, Kramaric, mettiamoci Kovacic, e Mandzukic davanti, ragazzi. È momento di dirvi le quote. Prima di iniziare, allora, Argentina-Croazia, sempre ragazzi scaricate l'applicazione Tutto il Calcio. Ragazzi, trovate sull'App Store gratuitamente, ovviamente, ragazzi. Quote, la vittoria più alta dell'Argentina è quotata 2, e cioè da BetClick. Pareggio più alto ce lo dà Unibet a 3,55, la vittoria della Croazia più alta 4,60, Bet 3,65. Direi ragazzi che possiamo tranquillamente cominciare questa partita dei mondiali, ragazzi, siamo all'incirca a metà della fase a girone. Io vi dico ragazzi che non ho ancora visto ad oggi una partita. Cioè io pubblico video sui mondiali ogni giorno ragazzi e non ho ancora visto una partita. Ve lo giuro, ci sono sempre da fare, sempre impegnato. Anche con le citazioni insomma. Siamo per vivere una partita internazionale che può regalarci veramente grandissimo spettacolo. È tutto pronto, un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Tanto abbassiamo un po' la televisione, sennò poi vengono gli audio. Vediamo se le attese non verranno deluse. Tipo quello di Brasile e Svizzera. Argentina e Croazia. Ecco qui ragazzi, stadio che a me personalmente piace. Ovviamente ragazzi sapete questa morte del dei mondiali è una cosa che ha dell'incredibile. Io spero, anche se sicuramente non succederà, che ripropongano per la Coppa America e per gli europei. Tanto ragazzi la Coppa America il prossimo anno ospiterà Portogallo e Spagna, che andranno a giocare la Coppa America. L'Italia era stata invitata, ma poi in un modo o negli altro andranno la squadra di Ronaldo e la squadra di Ramos. Quindi per rivedere l'Italia in una competizione ufficiale, ragazzi, ci aspettare gli europei 2020, si svolgeranno in tutta Europa. La Coppa America 2019, ragazzi, si svolgerà in Brasile, mentre Mondiale 2022 in Qatar, Mondiale 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Leo Messi, erede spirituale di Maradona. Quindi ragazzi, ecco qua i loro. Marcos Rocco, ci vuole nella carriera. Difensore ragazzi che ha un potenziale incredibile, Otamendi. Poi insomma anche stelle nostre come ragazzi, Marione Mandzukic e Perisic, rispettivamente Juventus e Inter. Diciamo che Mandzukic non è tanto velocissimo, però ragazzi sotto porta è letale. Ci si intende di calcio italiano ragazzi. Ecco qua, nel mercato Fazio, Otamendi, non ho visto il terzino sinistro, ma schierano Banega, Luca Spiglia, milanista, Messi, Guaini e Di Maria. Vediamo i nostri su Basic. Versalico, Lovren, Ciorluca, Strinic, Brozovic, Rakitic, Kovacic, Modric, Perisic e Mandzukic. Ho già affrontato io da avversario però la Croazia, il link è qua sopra, in Croazia-Nigeria, partita folle, vi consiglio di andare a vedere subito. Ragazzi, io direi di cominciare insomma. È la Croazia, ma la darà il primo pallone del match.
guarda qua come corre Messi. Qua dentro per Higuain. Stavamo per prendere, ragazzi, da Higuain. Li salta come birilli. Attenzione a Messi. Messi, attenzione Higuain. Higuain chiude. Esterno della rete, ragazzi, l'ho visto dentro. Ancora Higuain, pericoloso sotto porta. Perisic dentro per Modric. Modric. Perisic. Brozovic da lontano, calcio d'angolo. Primo squillo della Croazia, ragazzi, dopo 14 minuti praticamente. E va Rakitic dalla bandierina. Cross al centro. Vale sempre viva Brozovic. Attenzione adesso di Mascherano. Biglia addirittura. Palla fuori. Sono arrivati più in porta di noi, la cosa mi preoccupa. Perisic. Perisic sul fondo, smanacca. Via il portiere dell'Argentina. Occhio al Pipita. Di Maria. Sono Argentina e Higuain, gol. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico. Gol di Higuain al 36esimo, ragazzi. Noi non siamo ancora riusciti a tenere in porta praticamente. Secondo me per Rakitic, Modric. Modric, parata del portiere. Una parata che altri 120 secondi da giocare. Guadagna mezzi verso l'area. Attenzione a Messi. E sì, va bene. Importante dalla bandierina. Angolo. Del doppio vantaggio. Ecco il replay che ci mostra il gol con il quale si sono portati avanti nel punteggio. Corre al battuto. Ora dentro, bravo Subasic, tanto ormai è andata. Fine primo tempo. 1-0 per l'Argentina, ragazzi. Gol di Higuain. Noi non riusciamo a entrare proprio in area. Non riusciamo a entrare in area. Non capisco cosa ci abbiano questi argentini. Secondo tempo. Mandzukic. E poi nessuno. Ma io non capisco proprio. Di Maria. Ecco Dybala. Dybala su Kovacic. Dai Kovacic. Kovacic, bravo Versalico. Versalico se la sbagli. Ma come si fa? Se la sbagli. Sono metri a disposizione. Modric. Perisic. 63 minuti. Ci si è fatta a fare un gol con Perisic. Mamma mia. Oddio. Alleluia, eh! Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Ancora un passaggio perfetto. Ottimo il tocco. Bravissimo lungo Perisic per Kalinic. Non può sbagliare. No! Hello. Recupera il pallone con un intervento. Non ci credo. Ha sbagliato sto passaggio. L'arbitro sta in cartellino giallo. Kalinic. Usman a rinvio. Va dentro per Kalinic. Kalinic. Modric. All'81esimo. Luka Modric. Assist di Kalinic. Era l'ora, eh. Prima non già avevo detto no, fuorigioco. Oh ragazzi, meritatissimo. Modric. Andiamo sulla difensiva perché adesso sarà un po' un problema. Difensore nel recupero.
C'era Lanzini. Bravo, bravo Subasic. Ma c'è calcio d'angolo, c'è fuori gioco. Perde palla, incredibilmente Lanzini, Lanzini, Lanzini. Pallone profondo, pericoloso. Cosa ha sbagliato? C'è un altro giallo per noi, per Lovren. Cosa ha sbagliato, mamma mia. C'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Dybala, trovano a caccia del gol del pari. Non possiamo prendere gol nel recupero, non possiamo prendere gol nel recupero. Bravo, esci, via, Badel, 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 lunghissimo. Dove c'è Kalinic? Di nuovo Badel, per Perisic, per Perisic, per Perisic. Che la mette dentro, per Modric, finita. Quasi. Finita, finita, finita. Che rimonta, che rimonta, ragazzi. Giocare con, non è giocare contro Messi, non è giocare contro Lanzini, non è giocare contro, è giocare contro Higuain, ragazzi. Anche nella carriera puoi fare una squadra di 11 Messi o una squadra con un Higuain, e vince la squadra con Higuain, ragazzi. È forte, ragazzi. Risolve Modric all'81esimo, Perisic e Modric sull'assist di Kalinic. Se il gol non avesse fatto Modric, ma Mandzukic, ragazzi, tutti i gol italiani e assist italiani. Ragazzi, io vi dico che i tiri sono 9-8 per loro, in porta 4-3 per noi, possesso palla loro, 9 per Ciorluca. Ragazzi, vi saluto, lasciate un like, iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante. Partita mille notte, ci vediamo domani con la solita gara del mezzogiorno. E domani, ragazzi, ci sarà Serbia-Svizzera. Poi si andrà avanti con Germania-Svezia il giorno dopo. E ragazzi, vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi come al solito. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione.